Avevo pensato di piantarti un proiettile in testa mentre eri svenuta. Perché non l'hai fatto? Troppo facile per te. Dopo tutti i guai che ci hai causato, farti morire nel sonno non è abbastanza. Direttore, c'è una chiamata. Una telefonata urgente. Per lei. Capisco. Stai solo cercando di irritarmi. Fai partire il meccanismo. Fallo da solo. Fai partire il meccanismo. Benvenuti nel manipolatore di uomini, l'ultima trappola mortale multiuso e strumento di tortura automatico di Harm. Ma vediamo subito cosa ha in serbo per noi la vittima di oggi. Un uomo cassa! Avete capito bene, gente, la vittima di oggi sta per diventare un blocco vivente di miseria umana. La punizione perfetta per tutti i bambini cattivi e le bambine disubbidienti a cui va ricordato quanto siano completamente e assolutamente insignificanti. Il processo è persino reversibile al 65%, il che vuol dire che si può premiare per buona condotta gli uomini cassa, trasformandoli in pallide e tremolanti ombre della loro precedente forma e sostanza. Scaldate le piastre e tenete pronte le spatole, stiamo per cucinare ottime frittelle di uomo. Che ne dite di una succulenta zuppa di pesce uomo cucinata alla provenzale? Mamma mia! Sembra che la vittima di oggi sia destinata alla punizione massima! Preparatevi al piatto forte, signore e signori! Oggi si mangiano spaghetti con ragù di uomo! Prima di tutto, la vittima subirà l'agonia maciullante dei potenti tenerizzatori! Quindi toccherà alle enormi lame rotanti, seguite dagli infernali zampilli di fuoco, per concludere quindi con la vorticosa agonia dell'uomo frullatore! Questa è la prima volta in cui il manipolatore di uomini viene usato alle sue massime prestazioni. Vi ho già dato troppe anticipazioni, signore e signori, è ora di manipolare carne umana! Sembra che stiamo avendo delle difficoltà tecniche. Tutte le squadre di sicurezza al rapporto, immediatamente! Dovrei essere spaventato da te! Voglio che la ragazza venga trovata immediatamente! Richard, prendi Barroi e dati una mano a difendere la centrale elettrica! Non possiamo permetterci di farla entrare! Ecco che arriva Paparino! Medico! Dannazione, sono stanco. Eccomi! Niente. Medico!
Signorina Archer, pare che io l'abbia sottovalutata. Non rifarò lo stesso errore. Detrarremo dai vostri salari un giorno di paga per ogni minuto di ritardo nella cattura della signorina Archer. Forse questo vi motiverà. Non riesco a respirare, non respiro. Qualcuno può spostarmi vicino a una finestra? Silenzio, scatoletta, qui c'è gente che sta cercando di dormire. Te la sei cercata! So che...
Direttore, sua madre in attesa sulla linea 2. Ah, maledizione! Ehi, Klaus, come va? Bene, grazie. E a te? Ah, sto cacciando quella spia. Non voglio perdere tutti i miei soldi. Forse dovrei aiutare, ma sono un po' demotivato in questo momento. Davvero? Qual è il problema? Le tecniche di motivazione del direttore non mi ispirano particolarmente. Ho delle tendenze ribelli che per natura mi fanno risentire quando vengo minacciato o mi sento avvilito. Ti capisco, ma a volte è necessario ingoiare l'orgoglio. Vero? Ma credo anche che sia importante sostenere i propri principi. Se do la caccia a una spia, come mi è stato ordinato, sotto la minaccia di una deduzione dal salario,
Io invio un messaggio di accettazione delle pratiche punitive. Mi dispiace dirtelo così, amico, ma questo è il modo in cui tutte queste organizzazioni criminali vengono gestite. La maggior parte di questi tizi non ha precedenti esperienze gestionali, arrivano da famiglie devastate, non sono andati all'università e non riescono ad accettare le critiche senza dar fuori di matto. È una noia, ma fa parte di questo mondo. Solo perché il comportamento è istituzionalizzato non significa che sia tollerabile. Devi chiedere a te stesso quale sia il tuo scopo e come raggiungerlo al meglio. Se sei un manager e vuoi che i tuoi impiegati cerchino la spia, devi usare un incentivo o una punizione come motivazione. E gli studi mostrano che una punizione è molto meno efficace. Hai ragione, ma da queste parti la punizione può essere permanente. Beh, devi esercitare la facoltà di giudizio, chiaramente. In questa situazione il rischio è puramente finanziario. Così ho deciso di rischiare le conseguenze. Se fosse questione di vita o di morte, forse farei quello che mi è stato detto. Almeno sei prudente. Devi esserlo. Va bene, amico, io vado in cerca. Tu stai attento. Ti vedo! Divertirò un mondo! Ah! Attenzione a tutto il personale. Le squadre d'assalto da 1 a 4 si presentino al terminale B per ricevere l'equipaggiamento per la missione. Siamo a condizione Omega. Beh, saluto a tutti. Devo dare inizio a una guerra. Scampo. Sentito che quel bastardo stava pianificando una presentazione del progetto Lambda alla conferenza internazionale del crimine di quest'anno? Non faceva nemmeno parte del progetto. Lo so, riesci a crederci? Quindi gli hanno parlato e l'hanno fatto desistere? No, l'hanno gettato in pasto agli squali. Quello lo zittirà di sicuro. Pensi di essere una dura? Fatti sotto, vieni a prenderti ciò che ti spetta. Quello
quello lo zittirà di sicuro. Adesso sei davvero ne... Scappo. Giù! Dio, stop!
Oddio. Io sto sanguinando! Oddio, sto sanguinando! Signorina Archer, sono Dmitri Volkov. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro. Presumo che avverrà prima di quanto si aspetti. Sei carne da macello! Oddio, sto sanguinando! Divertirò un mondo! È l'ora della resa dei conti! Medico! Me ne frega niente se è il nipote dello sceneggiatore. Sarà meglio che si sposti nella stanza dei tagli o avrà notizie dal mio agente. Sì, Bernard, me ne rendo conto, ma è negato. Hai letto i quotidiani? Continua a guardare in camera.
Io ho accettato di fare questo film solo perché tu mi hai implorato, tu mi hai pregato, Bernard. Mi ero impegnato per una parte nel film Un colpo all'italiana, ma ho mandato tutto a monte per te. Avrei potuto lavorare con Michael Caine, Noel Coward. Invece sono bloccato qui con Teresi Dannato Sloggins, il dannato nipote del dannato sceneggiatore. Addio, Bernard. Ti sto sbattendo la cornetta in faccia. Così hai sviluppato questa nuova lava artificiale. Esattamente, ti piace? Diamine se mi piace. È dannatamente più elegante di quella schifezza che avevamo prima. Può sopportare temperature fino a 343 gradi Kelvin. La sostanza precedente si decostituiva a 313 gradi. Io stesso faccio il bagno a temperature più alte. L'unico problema è che non ha propriamente l'aspetto di lava. Beh, fa parte del progetto. I nostri primi prototipi erano molto naturalistici, ma i risultati del gruppo di controllo non erano a un livello accettabile. Così abbiamo deviato i nostri sforzi e ci siamo concentrati sul suo aspetto. Che problemi c'erano con i prototipi naturalistici? La gente dà per scontato tutto ciò che è naturale, quindi è difficile impressionarla con la tua varietà di magma liquido da giardino. Perché credi che abbiamo la nostra sede principale nelle caverne sotterranee? Sarebbe molto più economico e conveniente affittare un palazzo di uffici, ma a quel punto avremmo clienti che non ci considererebbero abbastanza malvagi per le operazioni ad altissimo profilo. Fa una piega. Da un'occhiata all'ultimo numero di Criminalità Mensile, hanno pubblicato il profilo di due organizzazioni malvagie, Miseria S.P.A. e Pugno di Ingiustizia. Se leggi i loro CV... Cos'è un CV? Sta per curriculum vitae. Comunque la Miseria S.P.A. è un'azienda molto più sofisticata. Pugno di Ingiustizia è un'associazione di terzo ordine, rapimenti, estorsioni, crimini di scarso valore che chiunque possegga un garage insonorizzato e una mente malata può mettere a segno. Ma hanno una reputazione nettamente migliore nell'industria criminale. Sul serio? Pensavo che fossero più o meno al nostro livello. C'è più concentrazione di malvagità nel nostro centro sociale che nella loro intera organizzazione. Tuttavia hanno assunto una società di progettazione molto qualificata affinché li aiutasse nella realizzazione del loro rifugio. Stai parlando di quella sottospecie di sotterraneo medievale da videogioco o sbaglio? Proprio quello. Scommetto che è tenuto insieme da laci e gomma da masticare, ma ha sicuramente impressionato i mass media. So che sei lì!
Dove crede di andare? Abbiamo dei conti in sospeso. L'ultima volta che ci siamo incontrati eravamo sotto il ghiaccio. Questa volta sopra un lago di lava artificiale. Com'è strana la vita. Vuoi scappare, ma non nasconderti! Oh! Orice! Sei un demonio! Orice! Ora sei mia! Dannazione! Esporrò la tua testa come un trofeo! Dannazione! Dove crede di andare? Abbiamo dei conti in sospeso. L'ultima volta che ci siamo incontrati eravamo sotto il ghiaccio. Questa volta sopra un lago di lava artificiale. Com'è strana la vita. Vuoi scappare? Un demonio! Dannazione! Ora sei mia! Dannazione! Adesso mi arrabbio! Sei un demonio! Dannazione! Dannazione! Sei un demonio! Immaginavo che ci saremmo incontrate. Sapevo che ci saremmo incontrate. Che ne dici se facciamo finta di non esserci viste?
Non posso. Ho fatto male a risparmiarti la vita tanti anni fa. Non sei stata altro che una delusione. Sayonara. Maledizione. Stai bene? Non hai gusto nello scegliere i datori di lavoro? Lui era come un padre. Starai meglio come orfana. Sono in debito con te. Allora, per favore, smetterai di cercare di uccidermi? Cosa c'è che non va? Non c'è niente che non va. Beh, sono in ritardo per la guerra. Sayonara.